Andrea Mantegna. Donna vestita all'antica e vecchio in abiti orientali. 1495 circa. Tempera a colla e oro su tela, centimetri 56,2 per 46,6. Cincinnati. Cincinnati Art Museum, Bequest of Mary M. Emery, inventario 1927.406. Il dipinto è di formato quasi quadrato. Due personaggi sono in piedi. Una giovane donna sulla sinistra mostra ad un uomo anziano sulla destra alcuni passi della Sacra Scrittura. I lati della scena sono limitati da due pilastri in pietra. Quello di sinistra è suddiviso in diverse modanature. Quello di destra, oltre alle modanature verticali, è decorato con un tralcio di foglie e fiori scolpiti. Le due cornici sono probabilmente gli stipiti di una porta, davanti a cui sostano i due personaggi. La porta dà accesso a uno spazio buio e per questo colorato di nero. La giovane donna di sinistra è probabilmente una sibilla, una profetessa dell'antichità. Il capo è cinto da una corona che tiene fermo un velo. I capelli sono ricci e lunghi. Il volto è di profilo e inclinato verso il basso, per seguire con il dito indice della mano destra un passaggio del rotolo della Sacra Scrittura, sorretto con la mano sinistra. La tunica è lunga fino ai piedi. Sul rotolo della Sacra Scrittura appaiono lettere che imitano l'alfabeto ebraico. A destra della sibilla è collocato un uomo anziano, con turbante, che potrebbe essere un profeta. Il viso è raffigurato di tre quarti ed è rivolto verso la donna. La barba è lunga, l'abito arriva fino ai polpacci e ha maniche larghe. L'ampio mantello scende dalle spalle a toccare il suolo. Il dipinto era forse collocato sopra una porta e doveva simulare un rilievo in bronzo, come confermano le diverse tonalità di colore e seppia utilizzato per personaggi e architetture. Scaglie d'oro sono stese per imitare il riflesso della luce sulla superficie metallica.